quest'anno la tradizione va avanti. Allora, anche quest'anno siamo aperti, è una annata particolare, abbiamo degli olivi bellissimi, ma hanno avuto, ha preso il freddo nel momento sbagliato, c'è meno oliva del solito. Però la qualità dell'olio è ancora buona, e quindi stiamo andando avanti cercando di macinare nel miglior modo possibile per avere un prodotto di alta qualità. Cattoceto, DOP, comunque si farà e sarà grandioso lo stesso. Allora, il cattoceto DOP si farà, probabilmente avremo l'olio nuovo, avremo in parte dell'olio della DOP che verrà però certificato come al solito fino a novembre e dicembre. Però faremo di tutto perché venga una cosa di successo, che la gente apprezzi, capisca la qualità che produciamo e come stiamo lavorando. Un frantoio che è stato rinnovato lo scorso anno. Sì, allora il frantoio è sicuramente di un ultimo modello, permette di migliorare la qualità. Siamo molto focalizzati per far sì che di anno in anno anche nei dettagli miglioriamo per poter fornire ai nostri clienti il prodotto migliore possibile. Allora diamo appuntamento al prossimo anno, 2024, che forse sarà l'anno del ritorno alla grandezza dell'oliva. Sì, speriamo di avere un anno ottimo, sia per qualità ma anche per quantità di oliva e quindi per l'olio. Grazie alla passione del dottor Serafini, che la ritiene una passione di famiglia. Sì, ormai qui sono 40 anni che... Chi era il fondatore? È stato Giuseppe Serafini, che era mio padre, ma mio nonno anche prima di lui, ma chi ha messo gli olivi, ha portato l'oliva, la cultura dell'oliva, è stato mio padre. Grande tradizione.